Aldo, alla scoperta della natura. C'è un paese nel mondo che gli alberi sono capovolti e se guardate su internet sapete bene la località. Le radici sono il cielo, come per assorbire le sostanze nutritive dal cielo, le radici capovolte. E invece in questo momento non sono in un paese straniero, io personalmente, ma sono alla scoperta della Lombardia, questa località mai vista, cioè passato in auto. Sono sempre nella mia regione, però noto qualche cosa di nuovo, le montagne a picco. Cadenti direttamente sul lago e qui è un annuncio, è una percezione di capire io personalmente dove mi trovo. Infatti mi trovo vicino alla città provincia di Lecco. Ora sto attento a attraversare la strada perché è pericoloso. Poi riprendo il discorso. Ho visitato venendo in bus, qui è la fermata, tre laghi. Primo lago passato partendo da Erba, si chiama appunto il lago di Pusiano. Poi l'ho lasciato oltrepassare, sempre in bus sono arrivato a questo punto, che ora lo aspetto e vado con questo bus fino alla città di Lecco. Infatti si notano già le montagne molto rocciose che cadono a picco nel ramo del lago di Como, sponda Lecco naturalmente. E qui vi dirò di più, sono a vedere questo panorama stupendo al lago di Oggiono. Ho passato Pusiano, il lago di Oggiono, poi mi dirigo verso di là. Oltre quegli alberi c'è il lago di Annone, dove l'anno scorso avevano fatto un campo di tulipani vasto. Penso che lo ripetano anche quest'anno: tulipani e narcisi. Ma che bella zona mi trovo in questo momento e mi dirigo a piedi, guardando che non scappi poi il bus per Lecco, verso il lago che io mi trovo in questo momento, esattamente come ho detto prima, il lago di Oggiono. Devo stare attento qui a non cadere, a non cadere, a non cadere. Ecco, mi piace del lago, di tutti i laghi, questi canneti, li chiamerei canneti, li ho visti anche vicino al Lago Maggiore, i canneti, ci sono un po' ovunque, sono molto belli questi canneti, soprattutto quando c'è il vento, si sente come una vibrazione che dà un'allergia all'essere umano, i canneti al vento, avevo fatto anche uno YouTube di Aldo Maspero, saluto da quella bellissima montagna rocciosa. Sono tra Erba e Lecco. Aldo, oggi il viandante alla scoperta dei tre piccoli laghi ancora della Lombardia, oltre ad aver scoperto i tre grandi laghi, Lago Maggiore, Lago di Garda, Lago di Como, ora sono a visitare questi tre piccoli laghi lacustri. Vi saluto dai canneti di Aldo.